Si gioca di sera al campo Torre di Agropoli, dove è andata in scena il ritorno degli ottavi di Coppa Campania tra il San Marco Agropoli e la Battipagliese. I gialloblu partivano da una situazione di svantaggio di 2 gol, ma non riescono a sovvertire il risultato nonostante la buona prestazione che ha portato al pareggio finale. Il San Marco ci prova intorno al 10° minuto, con un calcio di punizione dalla tre quarti avversaria che viene pennellata in mezzo dove un difensore ospite la respinge e sulla ribattuta parte un tiro dalla sinistra del portiere che però si spegne alto. Al 25esimo, fallo commesso al limite dell'area dal San Marco. Da calcio di punizione la Battipagliese si porta in vantaggio, con la palla che si insacca dopo aver superato la barriera. Verso il 35esimo il San Marco spreca un'ottima occasione, il portiere ospite sbaglia il rilancio con le mani, la palla viene intercettata da un giocatore del San Marco che la passa a Rizzo in piena area di rigore, dribbla un avversario ma calcia fuori. Nel secondo tempo il San Marco continua ad attaccare raggiungendo il pareggio dopo poco meno di 10 minuti dall'inizio della ripresa. Cross che arriva da sinistra per Rizzo che al centro dell'area piccola salta più in alto di tutti e la insacca dove il portiere non può arrivare. Qualche minuto dopo un cross dalla destra diventa quasi un tiro, prendendo una strana traiettoria e rimbalzando davanti al portiere, che è costretto a metterla in angolo. A 10 minuti dalla fine, cross da corner per il San Marco e palla che viene quasi deviata da un giocatore di casa, ma l'uscita del portiere limita i danni con il successivo tiro sulla ribattuta che finisce alto sulla traversa. Buona la prestazione del San Marco contro un avversario importante.